Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per una nuova recensione. Oggi voglio parlare di un titolo di cui avevamo già fatto l'unboxing insieme ormai parecchio tempo fa e mi sono reso conto di averlo messo sul tavolo parecchie volte ma di non avervene mai parlato in maniera adeguata con una vera e propria recensione, per cui ecco qua che voglio rimediare e voglio parlarvi appunto di questo Five Tribes, i geni di Naqala, un titolo di Bruno Cathala per 2-4 giocatori della durata indicativa di circa 40-80 minuti a partita, edito in Italia grazie ad Asterion, nell'edizione originale un prodotto Days of Wonder che è tipica appunto per giochi di intensità, di difficoltà media, ma dalla componentistica e dall'artwork molto curato, come abbiamo visto in questo caso soprattutto quando abbiamo in particolare quando abbiamo fatto l'unboxing. In questo gioco i giocatori dovranno praticamente sono degli stranieri che giungono all'interno di un sultanato, il sultanato di Naqala appunto, dove il vecchio sultano è appena morto e l'antica profezia dice che questi stranieri che sarebbero sopraggiunti alla morte del sultano avrebbero comandato appunto le 5 tribù al modo tale da esercitare la loro influenza sulla popolazione del sultanato. Insomma, una componentistica da urlo, un artwork della scatola molto invitante, direi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola. Vediamo insieme il setup per 4 giocatori. Ogni giocatore riceve 8 cammelli del colore prescelto e il segnalino turno del medesimo colore. Riceve anche 50 monete d'oro, che posiziona a faccia in giù di fronte a sé. In altre parole, nel corso della partita nessun giocatore conosce di preciso il denaro posseduto dagli avversari. Si prendono le 30 tessere e si posizionano casualmente a formare un rettangolo al centro del tavolo, 5×6, a rappresentare il sultanato. Nel sacchetto nero vengono mischiati i 90 meeple di colori differenti. Se ne pescheranno e se ne posizioneranno 3 casualmente su ciascuna tessera. Accanto al tabellone trovano posto gli indicatori dell'ordine di turno, su cui i giocatori posizioneranno i propri segnalini turno, e l'indicatore delle offerte. Le carte risorse, invece, vengono opportunamente mischiate e se ne pescano 9, a formare una fila di pesca accanto al mazzo stesso. Le carte genio vengono analogamente mischiate e se ne pescano 3, anch'esse da porre accanto al mazzo stesso. Completano il setup le riserve di palme, di palazzi e di monete d'oro. Passiamo ora al gioco vero e proprio. Ogni turno in Five Tribes si articola su 3 differenti fasi. La prima fase è l'offerta per l'ordine di turno. Il giocatore al primo posto sull'indicatore dell'ordine di turno colloca il proprio segnalino sull'indicatore delle offerte, pagando il rispettivo costo in monete. Successivamente toccherà al giocatore in seconda posizione fare lo stesso e così via, fino a quando tutti i giocatori non avranno posizionato i propri segnalini in questo modo. A questo punto si verrà a creare un ordine appunto per il turno in corso. È importante notare che vi sono alcune caselle, in particolare queste, a costo zero. Se un giocatore dovesse posizionarvisi, come in questo caso, e un giocatore successivamente dovesse posizionarsi anch'esso su di questi, in pratica il primo giocatore che ha posizionato il segnalino automaticamente verrà dopo nell'ordine di turno. A questo punto, rispettando l'ordine di turno, ogni giocatore svolge 6 azioni specifiche, nell'ordine che vedremo. Come prima cosa sposta il proprio segnalino dall'indicatore appunto delle offerte all'indicatore dell'ordine di turno, nella prima casella vuota disponibile. Successivamente muove le pedine del tabellone. Si sceglie una tessera con almeno un meeple ancora su di essa. Si prendono appunto tutti i meeple e ci si muove un numero di tessere adiacenti uguale al numero dei meeple, depositandone uno su ogni tessera percorsa. È importante ricordare che per questa azione valgono 3 semplici regole. In primo luogo, l'ultimo meeple che si posiziona deve finire in una tessera contenente almeno un meeple del medesimo colore. In secondo luogo, non è permesso il movimento in diagonale e per ultimo non è possibile tornare immediatamente indietro nella casella appena lasciata. Ad esempio io potrei prendere questi tre meeple di questa casella, potrei lasciarne uno qui, e il bianco lo lascio in una casella appunto che possiede già un meeple bianco. Come terza azione si prendono in mano il meeple posizionato per ultimo, insieme a tutti quelli già presenti sulla tessera finale del medesimo colore. In questo caso avrò preso due meeple bianchi. Se con questa azione, come ho appena fatto io, la tessera viene completamente svuotata da meeple, il giocatore ne assume il controllo, posizionandovi sopra un proprio cammello. La quarta azione è svolgere le azioni tribù. Infatti i 5 colori dei meeple permettono di suddividerli in altrettante tribù. I gialli, i visir, in questo caso, forniranno punti vittoria al termine della partita. I bianchi, gli anziani, forniscono anch'essi punti vittoria al termine della partita, ma possono anche essere spesi per attivare geni, o meglio, per ottenere geni e attivarne i poteri. I verdi, i mercanti, ritornano immediatamente nel sacchetto e permettono di acquisire un numero uguale di carte risorsa. I blu, i costruttori, tornano anch'essi nel sacchetto e vi fanno ottenere punti, o meglio, scusate, vi fanno ottenere un numero di monete determinato dal numero di tessere blu adiacenti alla tessera finale, moltiplicato per quante pedine blu avete appena rimesso nel sacchetto. I rossi, gli assassini, tornano anch'essi nel sacchetto e permettono di eliminare o un visir o un anziano posseduto da un avversario, o un meeple a vostra scelta in una tessera entro una distanza pari al numero di meeple, rimessi ovviamente nel sacchetto. Se con questa mossa si libera una tessera, se ne assume il controllo, come visto in precedenza. A questo punto si svolgono le azioni tessera. A prescindere dall'averne preso il controllo o meno, si svolge l'azione indicata dal simbolo su di essa. Si potrebbe ad esempio posizionare o una palma, come in questo caso, o un palazzo, come in questo. Oppure si può sfruttare il simbolo mercato e acquistare, pagando 3 o 6 monete, rispettivamente 1 o 2 risorse. In ultimo luogo possiamo utilizzare questo simbolo, il simbolo luogo sacro. Questo permette di acquistare un genio, naturalmente pagandolo le risorse necessarie. La sesta e ultima azione è la vendita delle merci. Si tratta di un'azione facoltativa che permette di vendere un set di merci differenti per ottenere monete. Maggiore è il numero di merci differenti vendute, maggiori sono i profitti. Concluse queste 6 azioni da parte di ciascun giocatore, tocca la terza fase, quella di ripristino. Si ripristinano le carte risorsa per tornare ad averne 9 scoperte e si fa lo stesso con le carte genio a tornare ad averne 3 scoperte. A questo punto si può iniziare un nuovo turno. Il gioco prosegue in questo modo fino a quando o un giocatore termina tutti i propri cammelli o non sono più possibili mosse legali secondo le regole viste in precedenza. Si passa quindi al calcolo del punteggio finale tramite queste comode tabelline. In pratica, come vediamo, c'è un punto vittoria per ogni moneta, un punto vittoria per ogni visir più 10 punti vittoria per ogni avversario con meno visir di noi, due punti vittoria per ogni anziano, la somma di punti vittoria derivata dai nostri geni, 3 punti vittoria per ogni palma e 5 punti vittoria per ogni palazzo su tessere di cui si possiede il controllo, la somma di tutti i punti vittoria derivati dalle tessere controllate e infine i punti vittoria derivati dal set di merci differenti possedute. Si sommano i vari punti vittoria di ciascun giocatore e naturalmente chi ha più punti è il vincitore della partita. Five Tribes, come avete visto, è un titolo davvero molto interessante che mischia alcune particolari meccaniche in maniera secondo me davvero egregia. Mi spiego, infatti, vi trovate di fronte a un gioco dalle innumerevoli possibilità, dalle tantissime possibili scelte. Soprattutto nelle prime partite vi sembrerà quasi di giocare, non dico a caso, però di seguire un pochino l'onda, di non capire bene dove state effettivamente andando. Questa meccanica infatti del mancala, ovvero praticamente prendo tutte le pedine, o in questo caso i meeple, presenti su una tessera e poi viaggio sulle tessere circostanti, lasciandone uno praticamente su ogni tessera, apre il gioco a tantissimi scenari. Infatti, se voi da una parte vorrete fare la mossa migliore per voi e cercare di portare a casa quanti più meeple possibili di un colore, dovrete anche stare molto attenti a non prendere, a non permettere determinate mosse agli avversari, e quindi un gioco di enorme interazione tra i giocatori, ma anche e soprattutto dovrete stare attenti a non chiudere la partita se non volete chiuderla, oppure a cercare di chiuderla se effettivamente i giocatori, se non volete far fare altre mosse ai giocatori. Infatti, appunto, questa cosa che la partita termina nel momento in cui o uno riesce a posizionare tutti i propri cammelli, oppure non ci sono effettivamente più mosse legali, lo rende un gioco teso dall'inizio alla fine, proprio perché lo sentirete soprattutto una volta che avrete un pochino più dimestichezza con la meccanica. Se non avete mai giocato a giochi di questo tipo, sarete sempre a metà strada tra quello che vorreste fare e quello che non volete fare, perché potreste aprire, tra virgolette, il gioco agli avversari. E quindi qui vi trovate davvero un gioco molto, non complesso, sbagliato definirlo complesso, ma molto intrigante, molto appetitoso da questo punto di vista. Interazione che si sente molto, ma se devo essere sincero, soprattutto in 4 giocatori si sente un pochettino meno, perché ovviamente a voi interessa alla fine la mossa che fa l'avversario prima di voi. Potreste farvi un'idea durante il turno degli altri giocatori, ma effettivamente non è il massimo. Se poi ci aggiungete anche una dose notevole di rischio, di analisi e paralisi, capite bene che potreste davvero trovarvi di fronte a un downtime, quindi un tempo d'attesa davvero molto molto importante. Se questo rischio di downtime è molto importante in 4 giocatori, un pochino meno in 3, in 2 la partita è molto più tesa dal mio punto di vista. Questo perché? Perché in 2 non si gioca con un segnalino turno a testa, ma con 2 segnalini turno a testa, purtroppo del colore azzurro-rosa, perché sono gli unici presenti in doppia copia nel gioco. Magari a qualcuno può non piacere, però vabbè, è un dettaglio superfluo questo. Il gioco cambia radicalmente. Questo perché uno può arrivare a giocare non più un turno per, appunto, un turno alla volta, ma fino a 4 turni, perché potreste essere il terzo e il quarto di un turno e poi passare a essere il primo e il secondo del turno successivo. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che voi potreste fare 2-3 mosse, diciamo, di attesa, per poi arrivare alla quarta, prepararvi il terreno per la quarta mossa e fare tantissimi punti alla quarta mossa. Quindi diventa molto più difficile, molto più sottile da questo punto di vista. È una modalità che, se avete occasione, vi consiglio, perché vi fa tenere, non dico il coltello tra i denti tutta la partita, però poco ci manca. Questo quindi vi fa capire come Five Tribes, secondo me, sia un gioco dalle molte sfaccettature, ma guai a ridurlo a quello che ho letto soprattutto su internet, tra le varie recensioni di altre persone, un'insalata di punti dal mio punto di vista. Non è vero, è vero che effettivamente qualsiasi cosa voi facciate in questo gioco vi porta punti, ma non si tratta di faccio un punticino di qua, faccio un punticino di là, 2 punti di là, 3 punti di là. Si tratta di dover fare la mossa migliore al momento opportuno e soprattutto chiudendo il gioco agli avversari quanto più possibile, e vi posso garantire che non è assolutamente banale. Per quanto riguarda la componentistica del gioco, ve ne ho già parlato abbastanza e vi posso garantire che, a parte alcune scelte cromatiche come già anticipato, che però mi rendo conto siano costrette dal numero davvero importante di colori utilizzati, il gioco fa davvero la sua cosiddetta porca figura. Non è dipendente dalla lingua, perché comunque tutti i componenti del gioco non hanno testo al loro sopra di essi. L'unica cosa magari può esservi un pochino utile per i geni. Nel gioco comunque trovate queste tabelline riassuntive, ce ne sono praticamente fronte e retro, come vedete, una sui geni e una sul turno di gioco, tutte appunto quella in lingua italiana, che vi aiutano molto, soprattutto nelle prime partite, quando sarà un pochino più difficoltoso per voi ricordarvi determinati passaggi del turno o i simboli appunto sulle carte. In conclusione vi posso dire quindi che Five Tribes a me, come avrete capito, è piaciuto davvero tanto. Mi piace molto questa meccanica, mi piace molto l'interazione che porta al tavolo tra i giocatori, la tensione appunto che si riesce quasi a palpare a livello del tavolo, e vi posso anche garantire che in alcuni casi potreste azzardarvi quasi a usarlo come introduttivo. Insomma, un titolo che può far davvero al caso vostro in tante e tante situazioni. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito Dentro la Scatola, un'altra recensione insieme. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate, vi lascio il link all'unboxing del titolo se volete dare un'occhiata più da vicino ai componenti, e come sempre ci vediamo al prossimo video.